Visto che mi sono accorto che questa è la 42esima degustazione caricata su questo canale e visto che 42 è la risposta alla domanda definitiva sull'universo, la vita e tutto quanto, ho pensato di scegliere una birra che fosse un po' una risposta alla domanda definitiva. Non sono riuscito a trovare una birra che esattamente rispondesse proprio a questa domanda e ho pensato così di scegliere una birra che secondo me è uno dei prodotti più interessanti o comunque tra i miei preferiti in assoluto. E stiamo parlando della Goes de Anciens. Vediamo prima la scheda di questa birra e poi ci sarà da fare una brevissima introduzione giusto per definire lo stile perché non credo di aver mai degustato su questo canale una Goes. Allora, stiamo parlando della Oud Goes de Anciens, il birrificio quindi è Anciens Artisanal, anche se non si tratta di un vero e proprio birrificio perché si occupano solo di effettuare i blend di lambic, ma non fanno fermentare direttamente loro. Lo stile è una Goes, che appunto è un insieme, un sottostile dei lambic, grado alcolico 6 gradi, costo di questa bottiglia l'ho trovata a un prezzo molto interessante online a 6,40 euro su un beer shop, anche se questa bottiglia è acquistata nel 2016. Il formato appunto, la bottiglia è da 37 cl e mezzo. Il bicchiere che io vi suggerisco è, e poi vedremo perché, il bicchiere da cognac, e non si tratta di un primo assaggio. Allora, alcuni punti. Questa bottiglia, appunto, dicevo, l'ho trovata oggi online a questo prezzo. In realtà io ricordo di averle pagate un po' di più, ne avevo comprata qualcuna, ed è una bottiglia del 2016, acquistata nel 2016. Il bicchiere, parliamo prima del bicchiere. Allora, solitamente i lambic vengono sempre serviti nei tumbler, questi bicchieri classici, e quindi tradizionalmente è il bicchiere utilizzato per questo stile. Personalmente, e ho trovato anche qualche riscontro online, personalmente trovo che i bicchieri a chiudere vadano meglio e soprattutto per birre come questa, che sono, o meglio, per lambic come questo, che sono prodotti invecchiati poi per lungo tempo in botte, secondo me per tutto ciò che è, diciamo, poi maturato in botte, il bicchiere da cognac è perfetto. Quindi io oggi perlomeno sceglierò questo bicchiere. Fate anche voi le vostre prove, anche con una stessa birra la versate in due bicchieri diversi e secondo me vi accorgerete che viene fuori cose un po' più interessanti nei bicchieri a chiudere. Allora, qualche giorno fa ho fatto una piccola anteprima, non so come dire, una sorta di mini bigino per alcune informazioni più che altro tecniche legate ai lieviti. Se vi va di andare a guardare quel video lo trovate, è proprio il video che ho caricato immediatamente prima di caricare questo. In sostanza, se non l'avete visto, ma volete una brevissima sintesi, in quel video quello che ho provato a raccontare è la seguente cosa. I lieviti che si utilizzano nel nostro caso ovviamente per la birra, ma anche per la panificazione, sono innanzitutto organismi viventi, e fin qui ci siamo, da non distinguere con i lieviti chimici utilizzati per altri processi, sempre in cucina. Ma i lieviti che usiamo noi sono quindi organismi viventi, unicellulari, quindi l'organismo è una sola cellula, e sono dei funghi unicellulari, a differenza dei porcini, degli champignon che mangiamo, appunto, che sono organismi pluricellulari, quindi tante cellule costituiscono poi l'organismo completo. In questo caso è una sola cellula, da non confondersi con i batteri, che sono altri organismi unicellulari, ma non sono proprio completamente differenti dai lieviti, che sono appunto funghi. Nelle fermentazioni spontanee viene una cosa molto interessante. Allora, quando un mastrobirraio vuole scrivere una ricetta, vuole preparare la ricetta per la sua birra, quello che fa è iniziare a pensare e stilare l'elenco degli ingredienti e anche poi delle tecniche produttive da utilizzare. Quindi sceglierà questo malto, questo lievito, sceglierà quel luppolo, quell'acqua con quel pH, con quella durezza, eccetera, eccetera. La scelta del lievito è importante perché non solo il mastrobirraio va a scegliere la specie di lievito, quindi sceglie, facciamo un'alta fermentazione, sceglie Saccharomyces cerevisiae, ma dopo aver scelto la specie può andare anche a scegliere anche la sottospecie, che nel gergo, diciamo, dei lieviti è il cosiddetto ceppo.
E quindi se io voglio fare, abbiamo detto un'altra fermentazione, facciamo una blanche e voglio certi profumi, andrò a prendere per esempio quei ceppi di lievito che mi daranno tra i vari sottoprodotti di reazione, magari tutti quei fenoli che mi daranno quei profumi speziati che io sto andando a ricercare nella mia birra belga. Ciò che accade nelle fermentazioni spontanee è una cosa leggermente diversa, nel senso che il mastro birraio che vuole fare un lambic, sempre maschile, lambic, questo è bene ricordarlo sempre. Il mastro birraio sceglierà il malto, sceglierà l'acqua, eccetera, i luppoli, non sceglie però il lievito, quindi non c'è la cosiddetta fase di pitching, cioè di scelta e il lievito che viene inoculato nel mosto. Questa cosa non avviene e avviene appunto una fermentazione spontanea, ossia il mosto viene lasciato a contatto con l'aria, qui viene quindi a contatto questo mosto con tutta una serie di lieviti di anche diverse specie, c'è Saccharomyces cerevisiae, ma ci sono per esempio le specie di Brettanomyceti, il più famoso è Brettanomyces bruxellensis, che è un altro lievito, ma di un'altra specie. Tra l'altro anche di un altro genere, se vogliamo anche classificare meglio il gruppo filogenetico, e viene a contatto anche con dei batteri, quello accade soprattutto poi in una seconda fase. Comunque, la cosa fondamentale è che la grossa differenza tra le birre a fermentazione spontanea e tutto il resto del mondo birre è che le fermentazioni spontanee, praticamente come se mancasse la fase di inoculo del lievito, perché il mosto, dopo che quindi viene fatto l'ammostamento, viene fatta la parte di bollitura, il mosto viene lasciato in grosse vasche. Queste vasche solitamente hanno, diciamo, sono poco profonde e molto larghe, proprio per aumentare la superficie di contatto tra l'aria e il mosto caldo. Questa fase qui, la fase di coolship, di raffreddamento, fa sì che il mosto venga a contatto con l'aria e quindi con tutta una serie di microrganismi non noti al mastro birraio. Dopodiché questi prodotti poi vengono poi messi in botte, anche all'interno della botte, le botte non vengono igienizzate, nel senso che non viene, vengono sì, pulite, ma non viene eliminato completamente ogni forma biologica avvenuta all'interno della botte. Quindi la birra che poi, o meglio, il mosto che poi viene messo in queste botti, entrerà a contatto anche qui con altri microrganismi, solitamente in questo caso batteri. E quindi partirà tutta una delle fermentazioni particolari che daranno caratteristiche molto diverse al prodotto finito. Dicevo, non si sa con cosa vengono in contatto. Allora, oggi ovviamente noi abbiamo le tecnologie e gli strumenti per andare ad analizzare, possiamo sequenziare il DNA di ogni singola cellula e sapere esattamente che tipo di lievito abbiamo, quale ceppo, da dove arriva e così via. Però storicamente la fermentazione spontanea è stato anche il primo modo in cui ci si è accorti che un mosto di cereali in acqua poteva fermentare, quindi storicamente non si sapeva esattamente con quale tipologie di lievito entrasse in contatto il mosto per poi far partire la fermentazione. Anche se ovviamente questa fermentazione è in piccola parte controllabile perché per esempio le fermentazioni spontanee che vengono fatte in Belgio, nella regione famosissima del Pajottenland, dove praticamente nasce il lambic, ecco lì si fanno queste fermentazioni in strutture storiche dove ormai l'impianto è in quella posizione da un sacco di anni, la stessa attrezzatura anche è ancora la stessa da un sacco di tempo, si sceglie esattamente il periodo invernale con quella temperatura, quindi un pochino si riesce a controllare o almeno a tenere sotto controllo questi parametri. Però effettivamente non andiamo a scegliere esattamente noi il ceppo di lievito. Questo è un po' il riassunto, anche se è difficile riassumere in poco tempo, comunque è la base delle fermentazioni spontanee. Le fermentazioni spontanee riguardano per esempio i lambic. Tra i lambic esiste questo particolare, diciamo, sottogruppo che sono le gueuze. Le cose non sono nient'altro che un blend, quindi una mescola, un mix di due diversi lambic di due diverse annate. Perché una delle caratteristiche di questi prodotti dell'lambic è che spesso poi vengono fatti invecchiare in botte. L'invecchiamento può durare pochi mesi, può durare molti anni, dipende un po'. Il blend che viene fatto per le gueuse
Come funziona praticamente? Solitamente si prende un lambic giovane, tipicamente intorno all'anno, e un lambic invece più invecchiato, può essere 2, 3 o 4 anni, dipende un po'. Il mastro di mescita sceglie un po' come combinare questi due blend e ottiene un prodotto finale. Uno degli effetti che si ottiene mescolando questi due prodotti dopo appunto un invecchiamento di qualche anno è il fatto che quando viene rimbottigliato, essendo stato ossigenato il prodotto, parte una seconda rifermentazione in bottiglia che è molto simile a quella dello champagne. Infatti alcuni chiamano l'Aigueuse un po' lo champagne delle birre, nel senso che ha delle caratteristiche che poi in effetti ricordano anche in parte gli champagne con un perlage fine, particolare e così via. Però di base si tratta di questo meccanismo, quindi l'Aigueuse sono praticamente un mix di due lambic di annate diverse. Per quanto riguarda quello in questione, siamo ovviamente in Belgio, Ansens. Ansens, allora, era un produttore, cioè faceva birra, aveva i fermentatori e tutto quanto. Durante la, non ricordo se la prima o la seconda guerra mondiale, fu depredato del rame che aveva per appunto produrre materiale bellico, e dopo la guerra non riprese più a fare birre, ma lo spazio che aveva lo continuò ad utilizzare per appunto fare semplicemente questi prodotti di mescola. Quindi acquista i lambic da altri produttori, fa la mescita e rivende questo prodotto. Tra l'altro leggevo su internet che la famiglia che oggi ha ereditato questa attività dedica appunto a questo lavoro, c'era scritto solo mezza giornata, lavora part-time praticamente, perché appunto non c'è più tutta la parte di produzione, ma solo quindi la parte di mescita. Ultima cosa, la bottiglia. Allora, è appunto una bottiglia del 2016, è rimasta in cantina, in una piccola rastrelliera che ho in orizzontale, come andrebbero conservati tutti questi prodotti. Nel portarla qui l'ho mossa e quindi si è agitata un pochino, ma ho fatto una foto proprio per mostrare il fatto che, essendo in verticale la bottiglia, si viene a creare tutto un deposito sulla parte praticamente longitudinale, quindi si crea tutta una fila di deposito di lievito esausto. Allora, in questo caso, appunto, abbiamo parlato di lievito, ovviamente in questi prodotti ci sono sia fermentazioni di lievito, sia fermentazioni anche fatte da parte di batteri, in particolare appunto tutto il mondo delle fermentazioni più acide. Questo fondo qui, non essendo ovviamente prodotti filtrati, è molto interessante, e il fatto che si veda bene su un lato indica che la bottiglia è stata conservata appunto in orizzontale. Andrebbe poi servito ovviamente con il classico cestino in vimini, sempre per tenerla in orizzontale. Ora l'ho messa qui per fare il video, si è mossa un po'. Cercherò di tenere il più possibile questa parte qui, anche perché poi con il lievito vorrei provare a fare qualche esperimento. In particolare vorrei provare a panificare con i lieviti delle birre, e sto facendo degli esperimenti. Non so se con questo si può fare, perché saranno lieviti dai sapori molto selvaggi, però faremo un po' di prove. Allora, allontano quindi il tumbler, come dicevo prima. Il fatto di tenere le birre, o meglio, i lambic in orizzontale, allora, è dovuto al fatto non tanto del prodotto in sé, quanto di come è stata chiusa la bottiglia. Perché il tappo in sughero, visto che queste sono birre destinate comunque a maturare anche in cantina per diversi anni, il sughero potrebbe un po' asciugarsi e far passare un pochino di aria. In questo caso la posizione orizzontale assicura che il sughero resti sempre un po' a contatto con il liquido e non asciughi troppo. Cosa da non fare se per esempio avete le bottiglie di Orval e volete farle invecchiare. Orvala ha il tappo in metallo. Lasciare i tappi in metallo, anche se ovviamente non dovrebbe accadere, a detta dei produttori, ma lasciare i tappi a metallo, ma in metallo per diversi anni, a contatto con il liquido, potrebbero causare un'ossidazione. È una birra che magari li dà 4 anni, 5 anni, 6 anni e poi, per una piccola ossidazione, si rovina completamente, sarebbe davvero un peccato. Quindi, regola di base: tappo sughero orizzontale, tappo metallico verticale. Tappo di sughero, ora proverò ad aprirla molto piano. Ecco qui, inizia a crearsi ovviamente questo
tutte queste bollicine di anidride carbonica che dal basso vanno verso l'alto e che purtroppo in effetti iniziano già a muovere tutto il lievito, quindi stanno già intorbidendo la birra di per sé. Non è un problema, è comunque difficile isolare perfettamente il lievito dal resto e fare una degustazione, diciamo, separata come si può fare su altre birre belghe. In ogni caso, le caratteristiche poi del lievito sono, le caratteristiche di questa birra sono anche dovute proprio al fatto che ci siano questi lieviti e questi microrganismi particolari. Iniziamo a versarla. Non mi ero accorto che era terminata la memoria all'interno della macchina fotografica e quindi ho fatto tutto il video praticamente che si è interrotto a metà degustazione. Mi toccherà ribere ancora qualche sorso di questa birra che effettivamente è già stata in parte degustata. Allora, spero ci sia almeno la parte in cui ho versato la birra, comunque il lambic, anzi per essere precisi. Comunque quello che dicevo è che parte del lievito si è agitato nel momento in cui è stato tolto il tappo, perché le bollicine che si creano e partono dal fondo vanno verso l'alto, passando sul lato della bottiglia, portano via un pochino di fondo. Fatto sta che è stato versato al maschile il lambic all'interno del bicchiere. La schiuma poco persistente aveva una grana molto irregolare e il colore della schiuma era un bianco sporco un po' tendente al beige. Il colore della birra è direi un paglierino color arancione, è abbastanza velata questa birra, si riesce a vedere attraverso, si vedevano molto meglio ovviamente appena versata tutte le bollicine molto fini di questa gueuze. Passiamo quindi all'analisi olfattiva. È sicuramente un prodotto complesso, è proprio la caratteristica principale di questa gueuze, è senza dubbio la complessità ed è anche ciò che me la fa preferire rispetto ad altre gueuze, per esempio. Se dovessimo utilizzare la famosa tabella per la degustazione, quella dove ci sono indicate le principali famiglie, categorie e famiglie appunto aromatiche, rischieremo di trovarle, non dico ovviamente tutte, ma ne troviamo molte. In particolare troviamo sicuramente un fruttato, secondo me, per essere precisi, fruttato verso, diciamo, gli agrumi, troviamo un floreale, forse no, troviamo più un erbaceo, troviamo sicuramente poi tutte quelle caratteristiche selvagge tipiche di questo stile. I cosiddetti profumi a volte vengono indicati come brettati, proprio per indicare l'origine di questi prodotti aromatici da parte dei Brettanomyces, che sono appunto un gruppo di lieviti particolari, tipici peraltro della zona appunto del Belgio. Troviamo quindi questi profumi un po' selvatici che vanno verso la stalla, il cuoio, la stalla, anche la cantina. La stalla è una cosa che a volte, secondo me, per chi non ha mai degustato questi prodotti, può sembrare strana, può sembrare ironica come cosa, eppure io ricordo che la prima sensazione che ho avuto la prima volta che ho usato un lambic fu esattamente la sensazione, proprio l'immagine mentale che mi si è presentata davanti era quella di una stalla, e ricordo perfettamente non una stalla ma una stalla equina. A me sembrava esattamente di sentire il profumo che si avverte solitamente entrando per esempio in un maneggio. E ci sono tutti quei profumi di fieno e di paglia bagnata, insomma, sono caratteristiche tipiche di questi prodotti, di queste gueuze de lambic, e sono un po' gli stessi profumi che in effetti sì, si possono odorare anche nelle stalle. Questa è una cosa ricorrente ed è una caratteristica tipica di questi prodotti. Insomma, ci sono tante cose interessanti, però principalmente appunto queste parti qui. Selvagge, cantina, muffa, stalla, cuoio più o meno. C'è anche un profumo, soprattutto appena aperta, c'era un profumo di pane, ma non al
la famosa crosta di pane che a volte viene indicata in certe birre, ma all'impasto ancora crudo del pane, quindi della farina, del lievito, del cubetto di lievito appena viene aperto e mescolato con l'impasto. Ecco, quella, più o meno le famiglie aromatiche sono queste. Vediamo quindi il palato, complessissima anche in bocca. Allora, cominciamo dalle caratteristiche principali, quindi dolce, amaro, salato, acido. Sul dolce e sull'amaro, allora non c'è un particolare dolce a inizio apertura, ma comunque non siamo sicuramente nel caso di una birra amara. Diciamo, per intensità direi media il dolce, amara molto molto leggera. Ciò che colpisce ovviamente in questa birra è l'acido, è un acido molto citrico, quindi può ricordare un po' il succo di limone per intenderci, e una astringenza non indifferente sicuramente per quanto riguarda sempre le sensazioni boccali. Altre sensazioni boccali interessanti, beh, c'è la frizzantezza che è abbastanza evidente, appunto come dicevo prima è un prodotto che nel momento in cui vengono i due lambic rimessi in bottiglia parte appunto un'altra fermentazione, quindi c'è questa frizzantezza che in effetti si ricorda quella di molti vini mossi, ma in particolare ricorda proprio lo champagne, e un corpo tutto sommato medio o medio basso, abbastanza leggero il corpo di questa birra. Per quanto riguarda poi tutte le sensazioni del retroolfatto, più o meno ci sono le stesse cose che ci sono anche al naso. Interessante, non persiste un amaro, non persiste questo, il luppolo, anzi, il luppolo è quel leggerissimo amaro che si sente, non è un amaro che potremmo ricondurre al luppolo, comunque quel tipo di amaro luppolato classico della maggior parte delle birre. E appunto non persiste questo amaro, persiste sì sicuramente l'acido, la sensazione un po' allappante in bocca, questa astringenza sì, si sente, continua a rimanere in bocca, e appunto sul retrofatto più o meno ci sono queste cose. Tra tutto ciò che rimane, forse per quanto riguarda appunto il retrogusto, il retrolfatto, forse c'è un po' questo profumo di muffa, che è quello che persiste e che a me un pochino fa ricordare qualche formaggio, però appunto più che altro il fatto che i formaggi che forse mi vengono in mente sono quelli che contengono muffa, quindi questo sapore qui che resta in bocca, soprattutto questo retroolfatto, un pochino al sentore di muffa, mi ricorda queste tipologie di formaggio. Che dire, secondo me è un prodotto interessantissimo, paragonato a per esempio un altro prodotto che mi è capitato di bere più volte, sempre ovviamente nei limiti del fatto che sono birre piuttosto costose. Adesso stavo pensando al Geuze di Cantillon. Cantillon è un altro produttore blasonatissimo con prodotti eccezionali. Ecco, paragonando la Geuze di Cantillon con la Geuze, questa Geuze qui di Hansen, secondo me questa è da preferirsi perché ha comunque una complessità ancora maggiore rispetto all'altro prodotto. Non che Cantillon non faccia ottimi prodotti, anzi sicuramente uno dei migliori produttori al mondo di questo stile particolare, però siccome mi è capitato l'anno scorso di bere durante l'anno una bottiglia di uno e una di un altro, tendo a preferire appunto questa bottiglia, questa Geuze. Che dire, questa appunto era la Geuze di Hansen, un prodotto, ripeto ancora una volta, davvero eccezionale. Ovviamente risulta anche tutto sommato facile da bere se avete già diciamo confidenza ovviamente con i lambic e le birre acide. Se così non dovesse essere, un po' di tempo fa devo aver fatto un po' di video su alcuni prodotti di Lindemans, che è un altro produttore che fa lambic, e Lindemans ha tutta una serie di prodotti aromatizzati alla frutta molto economici e soprattutto molto molto facili da bere. Non aspettatevi certo una particolare complessità, soprattutto al naso, anzi c'è davvero davvero poco da annusare in quei prodotti, però sono buoni secondo me per così iniziare ad abituarsi, soprattutto quelli alla frutta, con frutta già acida, per esempio l'lambic alle mele verdi, già può essere utile per provare a capire quanto acida può essere una birra acida, quanto acido può essere un lambic. È giusto un entry level, per così dire, per avvicinarsi al mondo dei lambic.
dei Lambic. Sicuramente appunto non aspettatevi una complessità da quei prodotti di Lindemans particolarmente elevata, anzi non ce n'è proprio. Che dire, questa appunto era la Göse di Hansen che ho scelto per questa 42esima puntata, visto appunto l'importanza del numero 42, ho scelto una birra che sicuramente reputo tra le migliori per quanto mi riguarda. Ho detto ancora birra, lo so, sarebbe più corretto parlare di questo prodotto come di un lambic, quindi sempre al maschile, sempre ovviamente utilizzando il termine lambic che è più preciso che il generico termine birra. Questa comunque è la versione di Hansen. Ska!